Buongiorno a tutti, cominciamo in perfetto orario oggi. Allora, io sono Arianna Risso e con Paolo De Alti e Eva Benetti oggi realizzeremo il webinar sulle linee guida AWA del 2018. Questo webinar è il terzo coprodotto dal Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione con la Digital Academy, dove stiamo registrando. Solo una breve nota rispetto ai webinar: è la più attuale e innovativa modalità di formazione a distanza del personale della pubblica amministrazione, permette di partecipare alla formazione senza fare spostamenti, ma anche di interagire con i docenti grazie alla chat. Per il momento non sono previsti crediti formativi, ma ci penseremo per le prossime edizioni. Questa esposizione quindi durerà circa un'ora e mezza. Questo webinar si inserisce in un ideale percorso di formazione specialistica iniziata con il convegno sulle linee guida AWA del 2018 che abbiamo fatto a Villa Manin lo scorso 4 ottobre. Queste linee guida sostituiscono interamente le precedenti del 2017 e sono state realizzate perseguendo due principi, quello della leggibilità del documento e della semplificazione procedimentale. Questi due principi sono applicati, se ne vede l'applicazione, nelle semplici tabelle che sono state aggiunte al manuale di procedura. Prima di entrare nel vivo della presentazione delle linee guida AWA, vorrei solo fare una breve nota rispetto ad un risultato di una domanda che è stata posta con il questionario che si intitola Un percorso condiviso con gli sportelli unici, che è stato compilato dalla quasi totalità del SUAP l'estate scorsa. Abbiamo visto che alla domanda, insomma, se nel 2017 è stata affrontata una pratica AWA, quasi tutti gli sportelli unici ci hanno detto che hanno affrontato una pratica AWA. Quindi risulta, come dire, necessario cogliere la complessità di queste pratiche e ugualmente garantire un'uniformità di prestazione sul territorio da parte di tutti gli SUAP. Questa è una delle ragioni per cui si è proceduto alla formazione, quindi sia con il convegno del 4 ottobre scorso, sia con questo webinar che stiamo affrontando oggi. Dopo questa mia breve introduzione ci sarà il dottor De Alti che introdurrà le linee guida come strumento di lavoro, la dottoressa Benetti che introdurrà invece il contesto dello sportello unico in quanto luogo in cui si presentano le stanze AWA e poi assieme l'ingegner De Alti e la dottoressa Benetti affronteranno due casi, uno su un AWA semplice, quindi un procedimento che contiene soltanto una domanda di AWA e invece un procedimento che contiene sia una domanda di AWA e la richiesta di altri titoli abilitativi. Prima di cominciare, qualche indicazione rispetto a come porre le domande. Le domande potranno essere poste sia tramite la chat, come abitualmente si fa. Io le raccoglierò e poi le sottoporrò ai relatori nell'ultima mezz'ora di tempo che abbiamo a disposizione, ma siccome le domande di AWA possono anche essere molto complesse e molto lunghe, abbiamo pensato di dare la possibilità di porre le domande oralmente. Quindi se voi cliccherete su questo omino, vedete c'è alzata di mano, quindi se cliccate su alzata di mano durante l'ultima mezz'ora io lo vedrò perché appare l'omino accanto dove siete loggati e io vi darò la parola. Al termine del webinar ancora verrà sottoposto un breve questionario per, come dire, capire quali sono le vostre percezioni rispetto allo strumento del webinar, ma richiederà 2-3 minuti, quindi nulla di più. Dopo questa introduzione lascio la parola a Paolo che illustrerà le linee guida AWA. Buongiorno a tutti. Ecco. Buongiorno a tutti. Allora, oggi volevamo fare una cosa un pochettino più, come dire, concreta e operativa rispetto a quanto abbiamo detto nel convegno. Non so chi di voi poi ha partecipato a quell'evento lì. Come vedete, partiamo appunto da quello che la Giunta regionale ha deliberato nel luglio di quest'anno. Sostanzialmente il documento prevede una parte testuale, non so chi di voi magari ha avuto modo di scaricare questi documenti, una parte testuale
che abbiamo chiamato appunto linee guida operativa sul procedimento di AWA, sono 7-8 pagine che riassumono i vari passaggi che sono caratteristici di questo tipo di procedimento, più queste famose tabelle che sono di fatto, come viene anche schematizzato qua, una modalità proprio a fine operativo per poter anche in maniera molto veloce districarsi tutte le varie casistiche che si possono presentare. Quindi un documento testuale che riepiloga un po' tutto il procedimento e due tabelle che sono molto schematiche, che dovrebbero aiutare l'utente a districarsi appunto nelle varie casistiche che si possono presentare. In realtà non abbiamo inventato niente di particolare, ma erano semplicemente i documenti operativi che usavamo noi stessi per poter gestire le istruttorie. Cominciamo a entrare un po' nel pratico. Eccolo qua, la prima tabella è la tabella che chiamiamo enti, no? Adesso non so quanto voi riusciate a leggere a video, però è relativamente semplice. A sinistra abbiamo tutte le varie tipologie di autorizzazioni, abilitazioni che possono essere comprese all'interno di un'autorizzazione unica ambientale. Ce ne sono, se notate, un po' di più rispetto a quelle che prevede il testo, cioè il DPR 59, perché abbiamo distinto appunto per esempio le varie tipologie di scarichi, le tipologie di emissioni, eccetera. Comunque, a seconda di ognuno dei titoli abilitativi, c'è nella prima colonna, questa che abbiamo chiamato soggetti competenti, appunto chi è il soggetto titolare della competenza per quel tipo di matrice ambientale: comune, gestore del servizio idrico, un servizio regionale, ce ne sono diversi, ancora il comune e avanti così. Quindi diciamo questi soggetti sono quelli che sono tenuti a formalizzare un parere, un'autorizzazione che poi confluirà nell'autorizzazione unica ambientale. Ci sono altri enti coinvolti appunto nel procedimento, questa è la colonna successiva, che sono eventualmente altri soggetti che vengono a seconda dei casi interpellati. Come vedete, ARPA viene coinvolta sempre per conoscenza, perché in questa maniera ha eventualmente intanto sa che c'è una procedura di AWA in corso rispetto a una certa tematica, rispetto a una certa posizione geografica, eccetera. E poi può eventualmente, come dire, fare delle sue valutazioni se dovesse ritenere di farlo, o è anche preparata nel caso in cui uno dei soggetti competenti dovesse, nell'ambito del procedimento, chiedere ad ARPA un supporto tecnico. In questo caso ARPA ha già, vedremo dopo come si svolge il procedimento, ma ha già, appunto essendo individuata come ente coinvolto, la documentazione a disposizione, quindi può, come dire, esprimersi, può fare le sue valutazioni. E conseguenza di questa tabella è l'ultima colonna, che è appunto che sono gli enti a cui il SUAP trasmette l'istanza in fase iniziale. Quindi, diciamo, adesso non so, immagino che molti di voi facciano parte di un SUAP, questa tabellina in maniera molto semplice permette di fare questa valutazione. All'interno dell'AWA c'ho 1, 2, 3, 4, quante sono, no, queste autorizzazioni da rilasciare, questi titoli abilitativi coinvolti, automaticamente riga per riga io so a chi devo mandare la documentazione. Ovviamente in questa colonna compare sempre il servizio AWA regionale, che è l'autorità competente che gestisce il procedimento di tipo amministrativo, e compaiono poi, oltre ad ARPA che abbiamo detto prima per conoscenza è sempre coinvolta, compaiono gli altri soggetti competenti a seconda appunto dei titoli abilitativi. Mi pare che questa sia abbastanza chiara e non abbia necessità di ulteriori spiegazioni. Quindi diciamo questi sono, qui vediamo chi è coinvolto nel procedimento a vario titolo, dopo magari diremo qualche parola su questo. L'altra tabella, eccoli qua, vabbè, mi ero dimenticato che c'era questa slide. Questa riassume i possibili, come dire, soggetti in campo, no? I servizi regionali che si occupano di alcune questioni, il comune che si occupa o di rumore o di scarichi domestici fuori fognatura, il gestore del servizio idrico nel caso in cui ci sia uno scarico industriale in fognatura.
Quindi questi sono i soggetti effettivamente competenti, quindi quelli che nelle varie modalità, silenzio assenso o in altri modi, devono comunque esprimersi all'interno del procedimento e quindi sono titolari di un'autorizzazione che appunto confluirà all'interno dell'AUA. E se andiamo avanti, passiamo alla tabella, quella invece un po' più, come dire, corposa, spero non complessa, ma comunque un po' corposa. Indipendentemente da quello che c'è scritto nelle varie caselle, non so se lo riuscite poi a leggere, ma magari lo vediamo con calma. La logica è un po' questa: nelle colonne ci sono i vari procedimenti. Stiamo sempre parlando di AUA, però abbiamo evidentemente la possibilità di rilasciare un'AUA, la prima AUA, un'AUA ex novo. Abbiamo una modifica sostanziale di AUA, quindi un'AUA già esistente che viene modificata per almeno una o più matrici ambientali. Abbiamo una modifica non sostanziale, stessa cosa, ma appunto senza la sostanzialità. Abbiamo la voltura, quindi un'AUA già rilasciata che viene girata ad un altro soggetto, ad un altro gestore, che intraprende lo stesso tipo di attività, ma appunto con un'altra ragione sociale, per esempio. Abbiamo la modifica sostanziale semplificata, dopo magari spenderemo due parole su questa procedura che ci siamo in realtà un po' inventati noi. Abbiamo il rinnovo, questo è un problema che ci porremo tra una decina d'anni, non prima, perché le AUA, sapete, durano 15 anni, quindi non c'è ancora questa problematica, ma di fatto, insomma, non cambia poi molto. E poi abbiamo la cessazione dell'attività, vuol dire che appunto un'azienda ritiene di fermarsi, ma anche semplicemente di spostare un sito produttivo da una parte all'altra, quindi non sono soltanto fattispecie, diciamole così, negative, però è chiaro che il titolo abilitativo dell'autorizzazione unica deve essere, come dire, sospeso o addirittura fermato. Quindi diciamo queste 2, 4, 6, 7 sono le fattispecie di procedimenti, tipologie di AUA di fronte alle quali noi ci poniamo. In colonna abbiamo messo tutte le varie fasi procedimentali. Forse qui sono riassunte in maniera che possiate leggerle meglio perché la tabella in realtà ha più pagine, ma come vedete partendo da sinistra abbiamo il regime di avvio, cioè per ciascuna delle colonne che dicevamo prima, per esempio sappiamo se ci troviamo di fronte appunto a una domanda o se ci troviamo di fronte per esempio a una comunicazione e chi è il soggetto che poi deve fare alcune cose, no? Questo ripeto appunto per ognuna delle sette fattispecie. E poi abbiamo tutta la storia del bollo, per esempio, cioè appunto per ognuna delle sette fasi di specie il bollo ci va, non ci va, ci va se domanda, non ci va se comunicazione e avanti. Io adesso evidentemente non spaventatevi, non mi metto a leggere tutta, scusate, tutta la tabella, perché la tabella è nata proprio per essere uno strumento di lavoro, quindi ognuno di voi nel momento in cui riterrà di usarla andrà lì e vedrà caso per caso la sua effettiva diretta applicazione. Mi interessa che capiate un po' la logica, che poi non mi pare particolarmente trascendentale. Oneri istruttori, continuo a leggere un po' le varie cose che sono declinate appunto per ogni procedimento. Oneri istruttori vuol dire che appunto per alcune situazioni, tipicamente per esempio gli scarichi, c'è da pagare un qualcosa e lì nella tabella generale è spiegato appunto quando questa fattispecie si manifesta. Dichiarazione di invarianza, anche su questo magari diremo due cose dopo, per certe situazioni viene richiesta una dichiarazione di invarianza, tipicamente nel momento in cui io faccio una modifica, no? Modifico soltanto l'aspetto scarichi, per esempio, faccio una dichiarazione di invarianza rispetto alle altre tipologie autorizzate nell'AUA già emessa, quindi per esempio emissioni in atmosfera piuttosto che rumore o altre cose, rifiuti, eccetera. Quindi questo significa che chi è il soggetto competente di quella matrice, teoricamente può anche non fare un'istruttoria su quella variazione di quella modifica di AUA. Antimafia. Quando e come viene chiesta la dichiarazione antimafia, enti a cui il SUAP trasmette la domanda, di fatto questo un po' riprende quello che diceva la tabella precedente, no? Di fronte ad un certo tipo di situazione, il SUAP deve trasmettere la documentazione a tot enti, c'è un richiamo proprio alla tabella che guardavamo prima. Comunicazione di improcedibilità vuol dire che nel momento in cui lo vedremo dopo, magari quando parliamo proprio del procedimento, vuol dire che in certi casi, in carenza di certe documentazioni, viene, come dire, appunto espressa questa impossibilità a procedere e la tabella declina le varie situazioni che si possono verificare.
Chi fa l'avvio del procedimento, dopo lo vedremo anche meglio, trasmissione dell'avvio e indizione della conferenza, enti che si esprimono, torniamo alla tabella di prima praticamente, la richiesta di integrazioni, la durata del procedimento. Ecco, questo è un dato importante per ciascuna delle famose sette situazioni di cui dicevamo prima, no? Rilascio, modifica, eccetera. Una riga di questa tabella, non la vedete qui perché è alla seconda pagina, mi pare, alla terza, una riga di questa tabella specifica che il termine procedimentale ha 90, 120, 30, 60, eccetera. Questo magari lo vedremo un attimo dopo. Modalità di rilascio, dove siamo arrivati? Sì, qua richiesta dei pareri, appunto, ha altra modalità che vedremo meglio quando parliamo del procedimento, la modalità di rilascio finale, quindi a seconda che l'agua sia un'agua nuova o meno, il SUAP rilascia o non rilascia, eccetera. La validità sono appunto i famosi 15 anni nel caso di agua ex novo, o diciamo la continuazione della validità in corso nel caso per esempio di una modifica non sostanziale. Anche qui la tabella declina tutte le varie situazioni che si possono verificare. La logica è come dicevo poco fa, che in pratica con questo strumento, a seconda della domanda che l'operatore riceve e visualizza, sa più o meno che cosa succede, che cosa fare, quindi riesce immediatamente a capire, per esempio, se manca il bollo, se manca appunto, non so, la dichiarazione di invarianza, se l'antimafia è stata fatta o non è stata fatta, e riesce, insomma, in maniera molto, secondo noi, semplice, insomma, proprio come una spunta, come una verifica molto tipo lista della spesa per capirci, riesce a capire subito e a inquadrare subito la documentazione alla quale si trova di fronte. Questa è un po' la logica di queste linee guida, di queste tabelle. Ho già accennato a queste tre situazioni, diciamo qui. Abbiamo detto dichiarazione di invarianza. Dichiarazione di invarianza è una dichiarazione che tra l'altro trova anche spazio nella modulistica che è stata predisposta a livello di portale per evitare che i soggetti competenti non abbiano chiaro se un titolo abilitativo viene interessato da una modifica o meno. Non so se mi spiego, io ho un'AWA, questo vale evidentemente per le AWA già in essere, no? Io ho un'AWA in essere che ha tre titoli abilitativi e emissioni, rumore, scarichi, per esempio, una cosa abbastanza frequente, no? Devo fare una modifica alle emissioni, aggiungo un camino, per esempio, o qualcosa del genere, non tocco gli scarichi, non tocco il rumore, nel senso che il camino non incide sulla parte rumore. Vuol dire che produrrò una richiesta di modifica di AWA con una dichiarazione di invarianza rispetto al rumore, rispetto agli scarichi, in modo che i soggetti competenti rispetto a quelle due matrici lì, non abbiano la necessità di fare un'istruttoria. Dopo, se vogliono farla, la possono anche fare, ma non hanno, diciamo, non ci si aspetta da loro un parere espresso finale. Quindi, diciamo, il loro silenzio viene interpretato come un'accettazione del gestore che fa la domanda. Cessazione di attività, l'abbiamo detto in qualche maniera, si tratta di aziende che non fanno più quell'attività nel sito oggetto di autorizzazione, perché si sono spostate, perché sono fallite, perché per mille motivi. Qui il procedimento può essere avviato d'ufficio da parte nostra nel momento in cui veniamo a conoscenza di questo fatto, o può essere, come dire, presentata una domanda, un'istanza, una comunicazione forse più esattamente all'autorità competente da parte dell'azienda nel momento in cui appunto l'azienda sa che entro una certa data si sposterà o chiuderà. E in realtà l'autorizzazione unica che viene rilasciata prevede sempre nel disposto autorizzativo che l'azienda comunichi una fattispecie del genere. Ricordiamoci che ci sono anche responsabilità perché nel momento in cui l'autorizzazione unica implica di dover, per esempio, trasmettere periodicamente delle analisi piuttosto che altri adempimenti di varia natura, è chiaro che io azienda rimango vincolato a quelle prescrizioni fin tanto che sono in attività, quindi è anche mio interesse, mio, ripeto sempre azienda, dire guarda che io dal 1º gennaio non lavoro più lì e quindi non ti mando più le analisi, non ti mando più le relazioni o quello che non faccio più i conti del piano gestione solventi o altre cose del genere.
Qualche volta succede, qualche volta no, perché magari appunto l'azienda fallisce e ha altri problemi per la testa e vabbè. Però diciamo è opportuno dal punto di vista, come dire, amministrativo che un documento di autorizzazione unica venga, come dire, sospeso, perché potrebbe essere anche temporanea questa situazione, o appunto chiuso, revocato nel momento in cui appunto quella attività non viene più svolta. E la cosa un po' più, come dire, significativa che abbiamo inventato è questa che vedete qui a sinistra, modifica sostanziale semplificata. E adesso non vi sto a fare tutta una disquisizione giuridica che è anche abbastanza noiosa sul fatto che c'è una discrepanza tra quello che dice il DPR 59, per il quale qualunque modifica sostanziale di un titolo abilitativo implica una riemissione dell'intera autorizzazione unica, e invece l'articolo 269 del testo unico ambientale, mi pare che sia il comma 8, che dice che se in caso di emissione in atmosfera io faccio una variante solo, diciamo, limitata ad una parte, posso non fare l'istruttoria di tutto il resto dello stabilimento, però quella viene indicata come modifica sostanziale nel testo unico. Allora, per cercare di economizzare un po' le cose, abbiamo inventato questa tipologia qui, che non è nient'altro che appunto una modifica che è sostanziale teoricamente dal punto di vista del testo unico, articolo 269, ma la consideriamo, come dire, non sostanziale dal punto di vista del 50. Quindi dal punto di vista dell'AWA. In altri termini, cosa succede? Che viene fatta un'istruttoria dal soggetto competente per quanto riguarda appunto questa modifica, tipicamente un camino in più o una cosa del genere, ma invece, sempre con la dichiarazione di varianza sugli altri titoli, gli altri soggetti competenti non entrano nel merito della questione e in particolare alla fine emettiamo un'autorizzazione unica ambientale che mantiene la durata precedente, quindi non viene rifatto un procedimento ex novo. Questo evidentemente per semplificare un po' la vita sia a chi fa la domanda sia a chi fa le varie istruttorie, insomma. E dovrebbe essere una semplificazione che in realtà fino adesso è abbastanza apprezzata. Teniamo conto che ci sono delle aziende che fanno, non so, tantissime di queste modifiche alla parte emissioni. Ci sono aziende che hanno 100, 200 e anche più camini e ne cambiano, ne aggiustano, ne collegano, anche semplicemente non tanto il camino, ma le macchine che ci stanno sotto, con frequenza quasi settimanale. Quindi, evidentemente, diventa anche una necessità assoluta quella di inventare un procedimento che sia un pochettino più semplice. Queste sono delle, come dire, delle cose che non stanno scritte nelle norme, se non in maniera più o meno appunto accennata qua e là, e magari anche con qualche contraddizione, che abbiamo introdotto per un po' semplificare le cose. Alcune, adesso uscendo dal meccanismo delle tabelle, io spero che siano relativamente chiare. Appunto, come dicevamo all'inizio, se avete qualche domanda magari più puntuale, potete farla qua nella chat o alzando la famosa manina alla fine. Io penso che se voi ve le scaricate e le utilizzate risultino abbastanza semplici. Volevo però rimarcare alcuni concetti base, alcune questioni generali in ordine appunto al procedimento di autorizzazione unica ambientale. Intanto lo vedete qui, no? La necessità che la procedura sia univoca e chiara. Questo sembra scontato, però insomma non lo è del tutto. Ci sono 88 SUAP, mi pare, ci sono, vabbè, anche diversi uffici regionali, perché anche noi non è che siamo certo maestri in nulla, no? E quindi il fatto di avere una procedura unica, precisa, condivisa, che non lasci troppo spazio alla fantasia, alle interpretazioni e alle appunto mille difficoltà, è un benefit, come dire, un punto in più per tutti. E questo è un po' quello che ci ha mosso a gestire le cose un po' in questa maniera. Questo non vuol dire che queste sono le tavole di Mosè, che sono immodificabili e scritte nella pietra, però insomma, diciamo, cerchiamo di mettere a fattor comune più cose possibile in modo che appunto non ci siano complicazioni. Dopo le procedure, ognuna per conto suo ha i singoli casi specifici, le singole
problematiche, però insomma almeno abbiamo una base tutti quanti comune sulla quale muoverci, rispetto alla quale far riferimento. Secondo punto, il SUAP come unico interlocutore, ormai la norma che ha istituito il SUAP, che se ne possa dire è abbastanza, come dire, almeno il concetto, il principio è abbastanza chiaro, no? Qualunque legislatore passi in Parlamento a Roma dirà che l'interlocutore esterno ha bisogno di avere un'unica interfaccia con questo mostro che è la pubblica amministrazione, no? E quindi il fatto che il SUAP diventi questa interfaccia è già oggi una realtà per tante cose, secondo me in futuro lo sarà ancora di più. E ovviamente, diciamo, il SUAP deve essere inserito in un contesto che gli consenta di lavorare adeguatamente e di interfacciarsi appunto sia con i soggetti competenti, sia con l'amministrazione competente nel caso delle AWA in maniera proficua. Però questo per dire che anche laddove la normativa consenta di presentare tipicamente delle comunicazioni, ad esempio, al di là del regime di AWA e di presentarle direttamente all'amministrazione competente, noi preferiamo, così abbiamo scritto nelle linee guida, che appunto tutto passi per il SUAP, nel senso che facciamo sempre lo stesso percorso, l'utente esterno è abituato ad andare lì, anche se l'andare non è più una cosa fisica, ma diventa appunto un collegamento telematico, e il giro così appunto dei file resta sempre quello. Quindi anche, ripeto, quando anche le norme possano consentire di presentare una comunicazione direttamente a noi preferiremmo che appunto questa continuasse a passare nel SUAP. Un accenno ai ruoli, nel senso che abbiamo visto che ci sono tanti soggetti coinvolti, no? ARPA, aziende sanitarie, comuni, i soggetti competenti, ovviamente il SUAP, noi come amministrazione, ma è importante che ognuno abbia ben chiaro il proprio ruolo, no? Questo lo dico perché spesso, per esempio, nell'interpellare ARPA con una richiesta di supporto tecnico, spesso, qualche volta si fa un po' diciamo, di confusione nei reciproci ruoli, no? ARPA, ovviamente, ARPA o qualunque altro soggetto esterno i soggetti competenti hanno tutta la libertà di scegliere, però è appunto un ente che non interviene direttamente nel procedimento e che non esime il soggetto competente che la interpella dalle proprie responsabilità. Quindi il soggetto competente può interpellare ARPA, può chiamare chi vuole, non c'è nessuno che abbia niente da dire su questo, però la responsabilità alla fine ricade in capo al soggetto competente, quindi è lui che emette un atto, un provvedimento ed è lui che deve rispettare i tempi e rispettare la gestione del procedimento così come viene dettata. Ancora un punto, la logica a vantaggio del cittadino. Avete già immaginato, se lavorate insomma in questo settore sapete benissimo che le norme sono molto confuse, spesso contraddittorie, eccetera. Noi abbiamo sempre immaginato di interpretarle laddove ci fossero degli spazi in questo senso a vantaggio del cittadino. Nel senso che, per esempio, vi faccio un unico esempio banale, già il tempo, lo vedremo forse dopo quando riepiloghiamo il procedimento, già il tempo che il 59 assegna per la richiesta di integrazioni è diverso da quello che assegna la 241 modificata con la riforma Madia. Per esempio, uno dice 15, l'altro dice 30. Abbiamo scelto 30, probabilmente si sbaglia in ogni caso, non lo so, però voglio dire, banalmente, cerchiamo tutti, noi operatori che stiamo da questa parte della barricata, di venire incontro al cittadino che sta dall'altra parte della barricata, paga le tasse e ha mille problemi. Ultima cosa, tempi. I tempi sono l'indicatore fondamentale. Il cittadino famoso, quello di prima, no, non ha nessun interesse a entrare nelle disquisizioni giuridiche, accademiche, gli interessa abbastanza poco di quello che succede al di là della finestra del SUAP alla quale lui si affaccia, no? Gli interessa avere una risposta in un tempo che già sa essere 90, 120, quello che è. Quindi, diciamo, questo dei tempi è un dato importante ed è l'indicatore principale rispetto al quale tutti quanti noi dobbiamo traguardarci. Possiamo, come dire, gestire il procedimento anche in maniera amichevole, parlarci, telefonarci, dirci, eccetera, però questi tempi che vedete qui riassunti sono tempi che non hanno
possibilità di essere derogati. Purtroppo, come dicevamo quel giorno al convegno, abbiamo ancora diciamo un 15-20% di casi in cui questi tempi vengono sforati, e questo a parte poi le responsabilità, perché teoricamente ci potrebbe essere una richiesta di danni, ma insomma a parte quello, che comunque non è da sottovalutare, c'è un livello di qualità del servizio da tenere presente, e i tempi sono l'indicatore, la bilancia che misura un po' questa qualità del servizio, no? Quindi diciamo traguardiamoci tutti sul fatto che questo è un valore da tenere ben presente. Quindi diciamo più o meno, spero di essere stato sufficientemente chiaro, suggerisco comunque di scrivere sulla chat o di prenotarvi per qualche domanda se qualcosa ritenete meriti di essere approfittato. Abbiamo accennato, anche più che accennato, al ruolo del SUAP come appunto unico riferimento. Adesso io cedo la parola a Eva Benetti, che di SUAP se ne intende abbastanza e ci racconta un attimo più in velocità qual è meglio quel ruolo lì, e poi vedremo, scorreremo velocemente un po' i passi principali del procedimento di AWA e anche di un procedimento unico dove l'AWA è inserita, capendo che c'è in qualche maniera appunto un rimpallo tra SUAP e amministrazione competente o altri soggetti attraverso il quale viene gestito appunto il procedimento. Ecco qua. Sono Eva Benetti, responsabile dello sportello unico fluvicollinare. Come già detto nel corso del convegno di alcune settimane fa, il SUAP Friuli Collinare ha un'esperienza decennale rispetto alla forma associativa, ma a seguito della riforma, insomma, della operata dalla legge regionale 26/2014, tutti i 15 sindaci, il presidente dell'UTI e il presidente del consorzio della comunità collinare sottoscrivono una convenzione affinché lo sportello unico sia svolto in forma associata per tutti e 15 i comuni aderenti e non all'UTI collinare di riferimento. Il comune di San Daniele del Friuli in questo caso funge da comune capofila. Proprio per l'esperienza appunto decennale associata, già nel 2014 lo sportello unico ha aderito al portale telematico creato, sviluppato dalla regione, e nel 2015 ha dato avvio alla presentazione di istanze come unica modalità attraverso questo portale regionale. Non vi nascondo che in una prima fase forse durata quasi un intero anno, per tutto il corso del 2015 c'è stata una gestione complessa sia per noi operatori interni sia per l'utente esterno, e non solo, anche nella comunicazione con gli enti terzi. Dal 2016 poi abbiamo affinato l'utilizzo del portale mediante il back office. Il back office sviluppato dalla regione all'interno del proprio portale consente infatti di ricevere automaticamente le domande, gestirle internamente e trasmettere agli enti terzi. Anche in questo caso abbiamo dovuto fare un salto di qualità, che è stato quello di creare all'interno del comune di San Daniele, che non aveva protocollo fornito da INSIEL, creare un'area organizzativa omogenea denominata per l'appunto servizio attività produttive, alla quale è stato assegnato un protocollo autonomo Gifra Web fornito da INSIEL. E questo cosa ha consentito? Ha consentito ai due sistemi di parlarsi direttamente, sostanzialmente. In parole povere, la pratica che arriva, la domanda che viene inserita dal compilatore sul portale telematico, viene automaticamente scaricata nel programma di protocollo, viene assegnato un numero consecutivo di, sia per quanto riguarda le domande che per le integrazioni. L'operatore di back office cosa deve fare sostanzialmente? Deve semplicemente scaricare, fare il download sul portale, scaricare la domanda, a questo semplicemente associare il protocollo. Per darvi un po' di numeri, farvi capire un po' qual è la quantità di pratiche che gestiamo, il 2017 si è chiuso con più di 100 pratiche di AWA.
suddivise tra tutti e 15 comuni, certamente sono tipologie di agua diverse tra loro, però insomma diciamo che è una buona casistica e rispetto al totale delle pratiche che trattiamo è quasi il 10%. Abbiamo chissà che risorse all'interno dell'ufficio, infatti insomma come potete vedere in questa tabella cerchiamo di rispettare tempi e procedure con il maggior impegno possibile rispetto agli operatori che attualmente sono a servizio dello sportello unico. Ci sono due dipendenti full time, incluso il responsabile che sono io, e due unità esterne di cooperativa. Nello specifico le AWA sono trattate internamente. In un totale di circa 1057 domande SCIA pervenute tramite il portale, ecco, il 10%, come dicevo, rappresentano esclusivamente procedure di AWA. Entriamo allora nello specifico di che cos'è una domanda unica di AWA rispetto a un'istanza che arriva allo sportello unico. Il primo caso è riconducibile all'articolo 4,7 del DPR 59, ovvero nel caso in cui la domanda di AWA sia unico titolo richiesto. E vediamo schematicamente, in modo abbastanza veloce, che cosa fa lo sportello unico. Beh, i passaggi sono pochi in sostanza. A seguito di una verifica di completezza formale, trasmette l'istanza e la documentazione all'autorità competente, ovvero la Regione Servizio AWA, e a tutti gli altri enti soggetti che intervengono nel procedimento. Questo, come vi accennavo pochi minuti fa, attraverso il back office del portale. Certamente il portale ci aiuta perché ci dà una traccia, però noi teniamo sempre come riferimento la tabella che prima abbiamo visto, la tabella legata alle linee guida. E perciò facciamo comunque un confronto, una verifica immediata. Questa prima fase solitamente riusciamo a espletarla nei 2 giorni al massimo successivi alla data di presentazione della domanda ed è diciamo, fondamentale per poi consentire alla Regione di seguire il procedimento e rispettare i propri tempi. Una volta ricevuta la comunicazione di avvio procedimento indizione della conferenza di servizi da parte della Regione, la trasmettiamo al gestore, così come eventuali richieste di integrazioni. E al termine del procedimento, una volta ricevuto il decreto di AWA da parte della Regione, provvediamo al rilascio del provvedimento finale di AWA, che costituisce atto conclusivo di natura ricognitoria. Lo trasmettiamo via PEC al gestore, in questo caso, e all'autorità competente, a tutti i soggetti o gli enti coinvolti nel procedimento. Adesso abbiamo preparato alcune slide che possiamo vedere insieme, cioè possiamo vedere insieme quello che fa lo sportello unico e quello che fa la Regione. In un caso, in un esempio che abbiamo indicato qui, rispetto a un titolo abilitativo composto da 3 matrici, con richiesta di rilascio. Allora, la prima domanda è autorizzazione allo scarico di acque reflue, articolo 124. La seconda matrice è autorizzazione alle emissioni in atmosfera, articolo 269. E la terza è la comunicazione o nulla osta, articolo 8. Nella prima fase di verifica, lo sportello unico riceve la domanda e verifica la completezza formale entro 5 giorni lavorativi, ma come vi ho detto poco fa, cerchiamo di rispettare questi termini, diciamo, al minimo, riducendoli il più possibile, ovvero nell'arco di 1 o 2 giorni al massimo, cerchiamo di verificare la completezza formale. Cosa significa? La domanda deve essere completa di quadro informativo e di bollo, documenti di identità e procura speciale, eventuale, la domanda e tutta la documentazione tecnica, nonché l'attestazione del pagamento degli oneri. Se la completezza formale non va a buon fine, comunichiamo l'improcedibilità interrompendo i termini.
e consentendo una regolarizzazione entro i 30 giorni successivi. Ovviamente, se questa regolarizzazione non si compie, archiviamo la domanda. Se invece è ok, ho indicato, ovvero se la verifica dà esito positivo, lo Sportellunico trasmette l'istanza con tutta la documentazione utilizzando il back office del portale all'autorità competente, in questo caso la Regione Servizio AWA, e ai soggetti competenti. Qui vedete a fianco a ogni soggetto una lettera che riconduce al tipo di matrice richiesta. In questo caso il gestore del servizio idrico, per noi il CAFC, la Regione Servizio Tutela Inquinamento, eccetera, nel caso di per le emissioni in atmosfera, e il Comune per il nulla osta acustico. Altri enti che intervengono nel procedimento, anche in questo caso facendo riferimento alla tabella enti e all'uso delle checklist allegate alle linee guida, trasmettiamo per conoscenza all'ARPA, perché è coinvolta in tutti e tre i procedimenti, azienda sanitaria comune per le emissioni in atmosfera e eventualmente al consorzio industriale. A questo punto diciamo la pratica arriva in regione e adesso passo di nuovo la parola al direttore, così completa la parte di sua competenza. Grazie. Eccoci qua. Allora, sì, questo era per darvi l'idea appunto di tutto il fluire del procedimento, no? Allora, riceviamo tutta quanta la documentazione, vedete nella terza riga, quella in azzurro, un'altra verifica della correttezza formale. Volevo essere preciso su questo, non è che rifacciamo lo stesso lavoro che ha fatto il SUAP, evidentemente, mentre il SUAP ha fatto una verifica, diciamola così, di primo livello, noi facciamo una verifica sostanzialmente rivolta ad accertarci che all'interno della documentazione che sta girando ci siano, diciamo, i contenuti minimi affinché i soggetti competenti possano fare la loro istruttoria. Spesso arriva, c'è il file, c'è, ma magari non si apre, non si vedono le foto, non si vede, cioè manca qualche pezzo, per cui la verifica, diciamo, che ha fatto il SUAP non ha rilevato cose di questo tipo, ma noi cerchiamo magari di dare un'occhiata anche a questo. In realtà la norma dice che l'amministrazione competente fa la verifica di correttezza formale appunto di concerto, mi pare, o usa un termine simile, con il SUA. Noi ci siamo suddivisi queste due fasi, in cui la prima è la completezza formale, quindi appunto ci sono tutti i documenti, la seconda è la correttezza, nel senso che i documenti, specialmente quelli di natura tecnica, hanno almeno i contenuti minimi, per evitare che queste cose arrivino al soggetto competente, il quale dice no, non capisco niente, o faccia delle domande delle richieste di integrazione troppo corpose. Insomma, questa è un po' la logica. Se non ci sono questi requisiti, anche noi comunichiamo un'improcedibilità, se no andiamo avanti. Cosa vuol dire andare avanti? Vuol dire che, come vedete nell'ultima riga, avviamo il procedimento e indiciamo la cosiddetta conferenza di servizi asincrona. Noi indiciamo sempre una sincrona, perché avendo un numero sterminato di procedimenti non potremo fisicamente fare altrimenti, ma anche per avere una procedura più veloce, insomma, no? Fissiamo il termine 90 o 120, in questo caso parliamo di emissioni della atmosfera, quindi sarebbe 120, ma insomma può essere 90 negli altri casi, eccetera, e inviamo questa comunicazione alla ditta tramite il SUAP e a tutti i vari soggetti competenti che abbiamo citato anche prima, oltre che agli enti che intervengono nel procedimento, ARPA, eventuale consorzio industriale, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire che i soggetti competenti e gli altri enti si erano visti recapitare dal SUAP la documentazione della domanda e dopo qualche giorno, qui abbiamo scritto 25 giorni lavorativi, ma in realtà noi stiamo abbastanza di meno, insomma, dopo qualche giorno si vedono arrivare l'avvio del procedimento, che specifica tempi, modalità varie, eccetera. E quindi sanno che quella documentazione, che però magari loro potrebbero aver già cominciato a guardare, no, avrà quel certo tipo di funzione lì. Qui abbiamo cercato di mettervi anche quella che è la nostra lettera di avvio del procedimento. Non è che venga proprio tanto bene, perché c'è un problema tecnico di travaso di Word
su slide, ma insomma, solo per dire più o meno quali sono i contenuti di questa che è di fatto la partenza del procedimento, no? Anche dal punto di vista formale. Come vedete, DPR 59, ragione sociale, la sede dell'impianto, il codice del SUAP, quindi in modo che questo sia univocamente definito per tutti, avvio del procedimento, indizione della conferenza. La ditta Pinco Pallino, codice fiscale, eccetera, ha presentato questa. Abbiamo fatto l'esempio di una richiesta di rilascio, quindi nuova AUA, ma il concetto è molto simile anche negli altri casi, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi. Quindi, intanto c'è una specifica di quali sono i famosi titoli che sono presenti nella domanda, no? Qui li abbiamo elencati tutti, ma evidentemente nella lettera quella vera ci saranno solo quelli che importano. Ad integrazione della comunicazione rilasciata dal SUAP con nota, cioè il SUAP rilascia una ricevuta al soggetto che fa la domanda a una certa data con un certo protocollo che noi abbiamo acquisito al protocollo regionale, eccetera, la scrivente autorità competente avvia il procedimento e indice la conferenza di servizi, no? Quindi diciamo questa è la partenza. Ci sono una serie di informazioni, ovviamente responsabile del procedimento, chi è il titolare del provvedimento finale, chi può eventualmente intervenire come soggetto sostitutivo in caso di inerzia, insomma le informazioni tipiche della 241, quelle che contano di più sono quelle che riguardano la tempistica del procedimento, cioè qui viene ben specificato che le determinazioni definitive da parte dei soggetti competenti dovranno arrivare entro 90 o 120, ma negli altri casi potrebbe essere 60, 30, insomma abbiamo visto già all'inizio di questa giornata che i tempi sono dettati in maniera molto precisa dalle tabelle e quindi specifichiamo proprio il giorno in cui scade questo termine. Possono chiedere integrazioni tutti quanti entro 30 giorni, no? E possono anche eventualmente, si può anche in casi particolari arrivare alla conferenza di servizi in forma simultanea, cioè quella vera, fisica, no? E in questo caso specifichiamo che noi la convocheremo nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui parlavamo prima, no? Come dice la norma. Nei 5 giorni successivi, appunto, al famoso termine che è quello che comanda tutto, emetteremo il decreto di autorizzazione o no, a seconda dell'esito della procedura. Qui spieghiamo un po' come devono comportarsi i soggetti competenti, no? Il fatto che esista il silenzio assenso, eccetera. Va segnalato, non so se qualcuno di voi lavora in un comune, che per le autorizzazioni allo scarico e le emissioni in atmosfera, la norma comunitaria prevede l'adozione di un provvedimento espresso. Quindi non vale per queste fattispecie il silenzio assenso, non può essere fatto valere, quindi è necessario che. Faccio un esempio, il comune, nel caso anche semplice magari di uno scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura, si esprima e lo faccia ovviamente nei termini che abbiamo detto prima. Ci sono alcune ulteriori precisazioni che dipendono un po' dalle varie tipologie, ma adesso io non starei neanche qua tanto a specificarle. Al SUAP noi ovviamente con questa lettera chiediamo di inoltrare diciamo il contenuto alla società perché agli enti competenti o agli altri enti coinvolti nel procedimento l'abbiamo già inviata noi. Quindi questo diciamo è la partenza e sono le regole un po' del procedimento, no? Tutti quanti ricevono questa, sanno che devono comportarsi in una certa maniera in un certo tempo e quindi il procedimento di fatto va avanti. Il SUAP riceve questa comunicazione e ovviamente fa quello che abbiamo appena detto, la manda alla ditta, eccetera, e ci dà contezza di questa trasmissione. C'è un passaggio di eventuale richiesta di integrazione che, come dicevo prima, appunto, è sempre palleggiato attraverso il SUAP, nel senso che noi raccogliamo come gestori del procedimento amministrativo la richiesta di integrazione che eventualmente i soggetti competenti ci fanno al termine di quel famoso periodo di 30 giorni che abbiamo visto prima, la mandiamo al SUAP perché la inoltri al gestore, il tempo si ferma, il gestore risponde alle richieste di integrazioni, al SUAP, il SUAP ce lo dice e il procedimento riparte.
Ovviamente i soggetti competenti valutano queste integrazioni e danno la loro posizione finale, il loro atto autorizzativo, finale. Noi, entro quei termini che dicevamo, i famosi 5 giorni oltre i 90 o 120, eccetera, adottiamo il decreto di conclusione positiva o negativa della conferenza. Ovviamente nel caso di conclusione negativa ci sono i famosi meccanismi dell'articolo 10 bis per cui si devono specificare i motivi ostativi e si dà tempo 10 giorni al soggetto richiedente di fare eventualmente delle valutazioni, delle considerazioni per superare questi motivi e si può anche arrivare eventualmente, come dicevo prima, alla convocazione della conferenza, quella fisica, quella sincrona, simultanea. Penso che posso effettivamente passare la parola a Eva Benetti che ci dirà poi cosa fa il SUAP e cosa fa il SUAP specialmente nel caso di domanda che presenta oltre all'AUA anche altri tipi di richieste. Grazie. Volevo solo concludere l'esempio illustrato per dire che nel momento in cui la regione rilascia il decreto e lo trasmette allo sportello unico, ecco, noi rilasciamo il provvedimento finale di AUA e lo trasmettiamo via PEC con tutti gli allegati, parte integrante, alla ditta. Non appena il sistema ci dà la ricevuta di avvenuta consegna, il provvedimento conclusivo assieme alla ricevuta che funge da notifica del provvedimento lo trasmettiamo alla Regione, al servizio AUA e in questo caso agli altri enti, CAFC, Servizio Tutela e Inquinamento, Comune, ARPA, Azienda Sanitaria ed eventualmente il Consorzio Industriale. Perché? Perché la validità del decreto di AUA è 15 anni e parte dalla data di notifica che lo SUAP fa alla ditta. Pertanto, insomma, la regione è a conoscenza dei termini di validità del proprio provvedimento. Il secondo esempio che riguarda AUA e altri titoli abilitativi richiesti. Andrei direttamente al caso specifico perché insomma la tabella può servire a voi come schema, ma preferisco, visto anche i tempi forse, ecco, preferisco fare direttamente l'esempio che avevamo preparato, che insomma è semplicemente indicativo. Le matrici sono AUA, in questo caso prevenzione incendi. Nell'AUA abbiamo inserito autorizzazione allo scarico di acque industriali e comunicazione un nulla osta acustico. Che cosa fa lo sportello unico? In questo caso si verifica, come nel caso precedente, la completezza formale nei 5 giorni successivi, lavorativi successivi alla presentazione della domanda. Anche in questo caso verifica, se c'è quadro informativo, attestazione, bolli, documentazione tecnica e procede eventualmente alla richiesta di regolarizzazione. Facciamo il caso positivo in cui vada tutto bene subito, ecco, l'istanza viene trasmessa assieme alla relativa documentazione tramite back office del portale immediatamente alle autorità competenti, alla Regione, Servizio AUA e al Comando dei Vigili del Fuoco. Anche in questo caso lo sportello unico fa una prima verifica di completezza formale e poi trasmette l'istanza e la documentazione tramite back office. Abbiamo scelto di fare per prima questa operazione, prima della effettiva indizione della conferenza di servizi, perché per consentire alla regione o comunque la regione che ha principalmente i tempi più stretti e comunque agli altri enti coinvolti di avere a disposizione, anche se poco, ma 1 o 2 giorni in più, a volte possono fare la differenza, ci possono consentire di rimanere nei tempi previsti dalle norme. Perciò la Regione e il Comando dei Vigili del Fuoco, in questo caso, hanno il giorno stesso o il giorno successivo, hanno già tutta la documentazione, possono iniziare a prenderne visione. Tempo di predisporre la lettera di indizione, ecco, e poi viene trasmessa sempre utilizzando il back office a tutte le autorità competenti, Regione e Vigili del Fuoco.
Pubblichiamo l'indizione all'albo pretorio per 15 giorni all'albo pretorio del comune, assolvendo in questo caso anche a quanto previsto dalla 241 all'articolo 7, ovvero l'informazione ad eventuali soggetti controinteressati. Regione e Comando Vigili del Fuoco avviano la propria fase istruttoria. Qui per l'AUA sicuramente la conferenza di servizi interna, come vi è stata illustrata poco fa. I vigili del fuoco diversamente, insomma, assegnano la pratica al funzionario e avvisano con nota il nominativo, indicano nominativo. Al momento della ricezione di tutti gli atti di assenso o comunque, insomma, alla conclusione della conferenza di servizi, lo sportello unico adotta, e dunque qui è il soggetto che deve determinarsi rispetto alla conferenza di servizi. Adotta conclusione positiva di conferenza di servizi che costituisce provvedimento unico. In questo caso l'AUA è endoprocedimento di un provvedimento unico più ampio che si conclude con la determinazione dello sportello unico. Diversamente indice conferenza di servizi simultanea nel caso in cui la conferenza asincrona non sia risolutiva. Ecco, fissa i 10 giorni successivi nella nota di indizione di conferenza e a quel punto lì si tiene la conferenza simultanea, con riunione per intendersi. Determinata la conclusione positiva di conferenza di servizi, trasmette il provvedimento unico e tutti gli allegati alla ditta tramite posta certificata e trasmette provvedimento comprensivo di relata di notifica alle autorità competenti e ai soggetti competenti o enti che coinvolti nel procedimento. In questo caso la validità non è univoca, bensì ogni provvedimento ha una propria validità che decorre dalla data di notifica e in questo caso fa fede la ricevuta di consegna della PEC che trasmette allo sportello unico. Io con questo avrei concluso l'intervento. Sì, come ultima slide vi lascio i nostri recapiti, la Direzione Centrale Ambiente, Area Tutela Geologico Idrico Ambientale per il servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e Discipline degli Scarichi e l'Ufficio Unico SUA Friuli Collinare. Abbiamo anche un sito che potete consultare comodamente e i nostri recapiti telefonici. Grazie. Bene, ringraziamo intanto sia Paolo che Deva per questa spiegazione, spero che vi sia stata utile. Adesso vi lasciamo qualche minuto, insomma, per le domande, se volete scriverle via chat oppure se volete chiedere la parola, come vi dicevo prima, con lo strumento della manina e si clicca su Alza la mano, io dovrei riuscire a vederlo, dove c'è il vostro nome. E vi cedo la parola, quindi se volete porre qualche domanda, se no, insomma, se vediamo che non c'è nessuna domanda, passiamo al questionario di gradimento. Vi lascio qualche minuto. E intanto, vabbè, i recapiti sono a disposizione, eventualmente, ecco, sì. Se volete pensarci, se avete delle domande da porre che sono un po' più articolate, potete porle direttamente ai relatori che gentilmente ci hanno lasciato. Direi che non vedo niente, non vedo nessuna richiesta né alzata di mano né in chat, quindi a questo punto, Dario, se vuoi partire con il questionario di gradimento, grazie. Ecco, come vedete sono delle domande molto semplici. Quindi vi chiediamo con la prima domanda: hai incontrato difficoltà tecniche a seguire il webinar? Quindi se che sono problemi di accesso, problemi di audio, video, altro, nessun problema. Noi abbiamo avuto qualche problema, quindi magari anche voi non siete riusciti. Ecco, vedo che qualcuno ha già risposto: problemi di audio, ecco, infatti, problemi audio, qualcuno video. Problemi di accesso, insomma, direi che nessun problema, c'è un soggetto, dobbiamo migliorare. Allora, nella seconda domanda, sei soddisfatto di questa modalità di apprendimento? Molto, abbastanza, quindi sì, va bene, noi miglioreremo e ve la faremo piacere moltissimo.
Ancora un po' di pazienza, siamo alle prime armi. E poi 2.1, se desiderate descrivere la motivazione alla domanda precedente, quindi se, a seconda di che cosa avete cliccato, se volete dirci più in dettaglio perché, per esempio, voi la ritenete abbastanza soddisfacente, che cosa secondo voi potrebbe essere migliorato, che cosa non vi piace rispetto a una formazione frontale, per esempio, una formazione d'aula a cui tutti noi siamo abituati. Quindi insomma, potete dirci quello che volete, va bene, qualsiasi risposta è costruttiva per noi. E va bene, allora vedo che nessuno scrive, non so se voi vedete, no, qualcuno ha scritto, ah ok, sono io che non riesco a vedere qua, le risposte scritte mi dicono che non le leggo. E poi vuoi dare dei suggerimenti per i webinar futuri? Adesso non so se anche qui qualcuno ha, ecco, quindi qualcuno ha risposto. Carlo, un saluto a tutti. Va bene, qui vedo nella chat, vi saluto anch'io caramente. E, non so, direi che ci siamo. Pare che il bilancio sia abbastanza positivo e di questo sono molto contenta perché, ripeto, a me questo strumento piace molto, consente di raggiungere molte persone. E anche eventualmente, adesso oggi abbiamo interagito poco, ma eventualmente, magari quando uno ha un pochettino più di dimestichezza con lo strumento, di interagire con i docenti. Questo webinar sarà chiaramente montato, perché praticamente sono riprese video, sarà montato, e richiede una decina di giorni questo lavoro, quindi 10-15 giorni, e poi sarà pubblicato il link sul sito di SUAP in rete e ugualmente sul canale TV della Regione Friuli Venezia Giulia e anche sul canale YouTube del Friuli Venezia Giulia. Naturalmente, venne a tutti quelli che, per esempio, sono iscritti a lo sapevi che, noi ne daremo informazione in modo che voi sappiate che c'è questo webinar online raggiungibile in qualsiasi momento. A questo punto direi che possiamo concludere. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e al prossimo webinar. Arrivederci.